Allora, De Filippo per Stato Quotidiano, intervista Paolo Valente, delegato territoriale dell'associazione Street Food. Il prossimo sabato 22 e domenica 23 maggio si svolgerà alla Torre Rocca di Marciano della Chiana in provincia di Arezzo una manifestazione dedicata ai cibi di strada al mercato. Nelle parole di Paolo Valente avremo sia un'analisi di questa presentazione, di questa manifestazione, quanto i progetti dell'associazione in ambito locale. Sì, allora parto con una piccola cronistoria dell'associazione Street Food, che è un'associazione no profit che nasce nel gennaio del 2008 mettendo insieme sia esperti del mondo dell'enogastronomia, ma anche solo persone affascinate da questo mondo. Ne fanno parte persone della Toscana, della Sicilia, del Piemonte, tra questi mi va di ricordare proprio dei veri e propri produttori di cibi da strada, che sono dei piemontesi che portano in tutta Italia il gofri, che praticamente è una pastella tipica piemontese che va gustata sia con salse salate che con marmellate dolci. Lo scopo di questa associazione è quella di valorizzare e promuovere i cibi da strada. Per cibo da strada si intende tutte quelle pietanze che vengono o cucinate, o vendute, o addirittura mangiate per strada. Io, in qualità di Sipontino, nella fase di costituzione di questa associazione, mi sono subito chiesto quale dei nostri prodotti potesse essere definito cibo da strada. E ho pensato alla farrata, indubbiamente, perché la tradizione impone che venga venduta per strada e venga anche mangiata durante le sfilate. Quindi il mio obiettivo è quello di promuovere la farrata come cibo di strada all'interno di queste attività e eventi che l'associazione organizza. L'evento di Aretino, che si terrà in Toscana, è uno a due giorni. L'associazione è riuscita a stipulare una convenzione con questo comune e avremo la piazza della località toscana addobbata e arredata con stand e gazebo, all'interno del quale sarà venduto i prodotti da strada, ma anche verranno fatti conoscere, quindi la loro preparazione sarà divulgata. Inoltre ci sono molti appuntamenti riservati a dei temi particolari, come l'utilizzo delle nuove tecnologie possa essere utile alla valorizzazione di questi prodotti. E inoltre da Street Food nasce il Street Foot, ossia viene organizzata anche una marcia podistica proprio per completare il programma delle attività. Il mio obiettivo come delegato per il Manfredonia e per il Gargano di questa associazione, oltre alla valorizzazione dei prodotti tipici che possono essere definiti cibo di strada, ma anche la possibilità di organizzare qui in zona degli eventi simili. La speranza è quella di coordinare tra loro sia gli enti pubblici ma anche i produttori di questi cibi da strada, in modo tale da organizzare eventi che avranno senz'altro, come questa di Arezzo, una risonanza nazionale. Senti, ti chiedo, quindi ci sono possibilità già per quest'estate di sviluppo di questa iniziativa, e quali sono i punti di forza, secondo te, di una valorizzazione sul territorio di un cibo da strada in ambito locale? Per quest'estate vedremo il possibile, però io credo nella diversificazione, nella destagionalizzazione turistica, quindi credo che il periodo migliore possa essere ottobre o, passando al 2011, aprile e maggio. Il punto di forza di questo tipo di attività, grazie a questa associazione, è quello di base, è la valorizzazione del prodotto, ma è quello di portare qui nel nostro territorio persone che si occupano di questa cosa, ma anche grossi sponsor. Voglio ricordare che a Palermo abbiamo organizzato una manifestazione in occasione del lancio della nuova 500 Fiat. Ho fatto della pubblicità, mi devi scusare, direttore. E quindi l'obiettivo è proprio quello: portare gente qui nel nostro territorio e poi eventualmente, successivamente, portare i nostri prodotti, la nostra gente, da altre parti. D'accordo, allora ringraziamo il signor Paolo Valente. Un buongiorno da Nazione di Stato. Tutti.